trono over, Giorgio lascia per sempre, l'inaspettata decisione. Uomini e donne, Giorgio Manetti stupisce tutti con la sua decisione shock, cosa è successo? La registrazione di Uomini e Donne ha regalato un clamoroso colpo di scena. Giorgio ha deciso di lasciare il trono over, mentre Gemma ha ricevuto un sonoro 2 di picche da parte di Marco. Ma andiamo a scoprire tutto quello che è successo proseguendo nella lettura. Uomini e Donne anticipazioni, Marco lascia Gemma, Giorgio il motivo. La registrazione di Uomini e Donne è iniziata con il botto. Sulle due sedie rosse si siedono Gemma e Marco, ancora freschi di crisi nata dopo la discussione avvenuta nell'ultima puntata. Gemma infatti non ha accettato l'ultimatum di Marco e ha voluto ascoltare le parole di Giorgio, che ha ribadito di non volerle dare una seconda possibilità, nonostante i bei ricordi che conserva in merito alla loro storia d'amore. Marco però non ci sta e, dopo una lunga riflessione in camerino, decide di mettere la parola fine alla relazione con Gemma. Il motivo? Il cavaliere toscano è certo che Gemma sia ancora innamorata di Giorgio Manetti e che dunque non abbia il cuore libero. Marco non riesce ad accettare le giustificazioni della Galgani e si congeda, seppur a malincuore, da lei. Ne segue un pianto disperato di Gemma, che a nulla serve. Il cavaliere è fermo sulla sua posizione. In studio scoppia il putiferio, con una parte del pubblico che si schiera contro Giorgio Manetti, reo di essersi intromesso nella conoscenza della sua ex e del bel cavaliere dagli occhi azzurri. Quello che succederà dopo però, gelerà tutti. Giorgio Manetti abbandona definitivamente Uomini e Donne. Maria De Filippi cerca di calmare le acque, ma il colpo di scena è dietro l'angolo. Senza alcun preavviso, Giorgio dichiara di voler lasciare Uomini e Donne. Come atto dovuto, chiede a Gemma di sotterrare l'ascia di guerra. Cala il silenzio e lo stupore. Poco dopo, entrano in studio Ida e Riccardo, che sembrano essere davvero felici. Ida però vuole cogliere l'occasione per lanciare una frecciatina a Sossio, che pare aver parlato male di lei. Ida crede inoltre che la conoscenza con Ursula sia una farsa per avere maggiore visibilità. La registrazione di Uomini e Donne del Trono Over si chiude con una scena alquanto insolita. Tina Cipollari infatti invita la sua nemica storica Gemma a ballare, che sia finita la loro rivalità? Insomma, una puntata storica di Uomini e Donne che sembra aver rivoluzionato qualsiasi equilibrio nel parterre di Maria De Filippi. Che cosa ne pensate? Commentate qui sotto.